Ciao a tutti e bentornati sul canale di Pannocchia Company. Come avete già visto dal video di Camoz, stiamo cercando di portarvi delle decklist da Armata Blu Tempesta, la nuovissima espansione uscita di Cardfight Magwart. Quest'oggi io vi presenterò una lista di polizia dimensionale, ma non del subclan famoso e tanto rimaneggiato, ma dell'altro, i famosi mostri alieni, ovvero gli Zeal. Come grado 0 abbiamo Zeal Bestia Larva, che è il nostro starter della catena. Quando convochiamo il grado 1 della catena sopra di lui, noi andremo a vedere 7 carte dalla cima del mazzo. Se troviamo un grado 2 o un grado 3 della catena, potremo aggiungerlo alla nostra mano. Dopodiché rimeschiamo il mazzo con le carte che non hanno requisito. Come inneschi? Io ho pensato di giocare 4 inneschi pescata, che per mio diletto ho voluto giocare 2 carte diverse pescata, semplicemente perché magari la facciamo vedere all'avversario, lui dice: ah, chissà quante ne giochi di pescate, sono 4, 2-2, niente che. Poi è bellina quella nuova, che è una specie di camaleonte che mangia le monetine e le gemme, bellissimo. Oltre agli inneschi pescata, gioco in 8 copie gli stand, che vedremo sfruttano al meglio la potenzialità del mazzo, e scopriamo velocemente il perché subito dopo aver visto gli ultimi 4 inneschi, che sono le cure. Perché? Perché Camoz, come ha detto nel suo video, ci piace perdere? No, quindi la cura è forte. Curatevi. Questo è bellissimo. A seguire abbiamo, come detto, la catena prevede il grado 1, perché non giocarlo? In 4 copie ovviamente. Il grado 1, quando appunto viene convocato per il grado 0, guardiamo 7, perfetto. Quando convocheremo sopra di lui il grado 2, per effetto del grado 1, cosa succede? Andiamo a depotenziare il Vanguard avversario di ben 3000 punti, ovvero immaginatevi che il Vanguard del vostro avversario è un 8000, non so, magari o il grado 1 giallone, piuttosto che un grado 2 di attacco basso. Perfetto. Per effetto del nostro grado 1, depotenziati 3000 diventa un 5000, quindi può essere colpito praticamente da qualunque vostra unità sul terreno. Una figata. Ovviamente, come la catena di Duke, come la catena di Arboros e altre catene similari, il grado 1 guadagna 1000 se ha il grado 0 nell'anima, e altrettanto farà il grado 2 e il grado 3. Dopodiché, altro grado 1 che gioco, io a differenza di Camoz non me la sento di fare la scelta di giocare solo 3 PG, ma ne gioco ben 4. Comunque asso diamante in casi disperati lo possiamo mettere per supportare, per attaccare, perché comunque, come vedremo, il Vanguard avversario tendenzialmente è sempre una pippa, incredibile. E anche un 6000 riesce a colpire. Inoltre, supporto forte è l'Artefice della Gloria, che ricordiamo, quando abbiamo almeno 4 danni o più, lei non, anziché supportare la 6000 al Vanguard, lo supporta la 10. Quindi è un bel supportino forte che in altri casi o lo mettiamo in supporto a 6000 che fa schifo, oppure lo buttiamo avanti per pestare all'inizio del turno quando giochiamo molto aggressivamente. Non possono mancare 4 gradi 1 da 8000 di supporto, che semplicemente ci servono a fare le colonne veramente grosse. E a questo punto passiamo già ai gradi 2. Il primo grado 2 di cui vi parlerò è Zeal, divoratore di pianeti. Giusto, sì, è come quello della Marvel, no? Avete presente? Galactus. Galactus, il divoratore dei mondi. Cavolo, pannocchia. Pannocchia. C'è sempre qualcosa che... Cavolo, pannocchia. In questo caso il nostro divoratore di pianeti. Bellissima carta che anche lui, come il grado 1, quando li convochiamo sopra il grado 3, giusto, della catena, depotenziali 3000 il Vanguard avversario. Quindi, come potete capire, è un mazzo molto aggressivo fin dai primi turni. Appunto, lui è 9000, che diventa 10 se c'è il grado 1 in anima. Picchia, 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 molto forte, bla bla bla. Anche per questo vi servono gli inneschi risveglio, perché potete andare a fare magari più di un attacco a turno, e con un Vanguard avversario depotenziato è più facile che colpite. Passiamo ad altri gradi 2, che sono 10000, incredibile. Come gli 8000, anche loro sono dei vanilla che servono per fare attacchi forti, e anche quando li risvegliamo, quindi magari potenziati di 5000, diventano dei 15000, fastidiosissimi a Vanguard
dei potenziati avversari. Ultimi due gradi 2 sono nave madre cosmica, che come potrete vedere dall'immagine assomiglia molto alla nave di Independence Day. Bella, molto bella. Cosa fa? È banalmente un grado 2 da 8000 che con un counterblast vi porta, vi aiuta ad arrivare nelle B4 antetempo. Quindi coprite un danno, vi fate un danno che non si attiva, vi ricordo, dalla cima del mazzo, e poi nel phase vi curate tra virgolette un danno prendendo a vostra scelta uno dei danni che avete e lo mettete in fondo al mazzo. È molto utile come meccanica perché il mazzo dipende molto dal fatto di essere nelle B4 per sfruttare al meglio l'effetto di Zeal Bestia Galattica. Parte l'artwork, che secondo me è bellissima in questa carta, però l'effetto è molto 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 forte. Quindi siamo rimasti che quando convocate lui sopra il grado 2, il vanguard del vostro avversario perde 3000, ma quando voi siete anche nelle B4, per il suo effetto potete coprire 2 danni e andare a depotenziare il vanguard avversario di 1000 per ogni vostra retroguardia a polizia dimensionale. Quindi immaginatevi di essere in una situazione in cui voi siete a terreno pieno, quindi avete 5 retroguardie, potete far perdere 3000 per l'effetto del grado 2 più 5000 per l'effetto del grado 3. Certo, dovete arrivare alla convocazione del grado 3, in questa ipotesi, a essere già 4 danni. Quindi il vostro avversario non vi avrà mai attaccato probabilmente il vanguard, non vi avrà mai attaccato le retroguardie. È anche vero che comunque potete fare questi due effetti scissi, quindi quando convocate il grado 3 depotenziate 3000, poi appena entrerete nelle B4 attiverete l'effetto fortissimo di depotenziare a turno 5000 il vanguard avversario e fate tanti attacchi forti. E quindi capite che i risvegli hanno il loro perché, e il loro perché si vede particolarmente da questa carta, che è la nostra bellezza miracolosa. L'avevamo già vista in altre decklist precedenti di polizia dimensionale. Cosa dice bellezza miracolosa? Che quando lei durante la fase di battaglia viene risvegliata, va a risvegliare anche il supporto. Quindi voi immaginatevi che avete in vanguard il vostro Zeal, in retroguardia una bellezza miracolosa, altra retroguardia un buon grado 2, un paio di supportini ad hoc dietro, e quindi voi farete primo attacco con bellezza miracolosa sul vanguard avversario, quindi 18000 su un vanguard avversario depotenziato dall'effetto del grado 2 o del grado 3. Dopodiché attaccherete di colonna di vanguard, che probabilmente 10 più 1000 l'effetto, 11000 più 6 più eventualmente il suo effetto, altri 10000 diventano 21000. Il vostro avversario probabilmente sarà costretto a parare l'attacco. Voi a questo punto, giocandone tanti, potreste innescare un risveglio, andrete a risvegliare la bellezza miracolosa, che per il suo effetto durante la battaglia risveglia anche il supportino. Inoltre ovviamente darete il 5000 dell'innesco o alla bellezza o all'altra retroguardia, e quindi rifarete un altro attacco. Capite la devastante combinazione di attacchi? È un mazzo veramente esplosivo, soprattutto nei primi turni di gioco, soprattutto l'avversario difficilmente si aspetta di giocarci contro. Proprio per questo secondo me potrebbe essere un'idea interessante anche in ottica nazionale. E niente ragazzi, la lista bene o male finisce qua. Il mazzo è molto semplice da giocare e voi potreste sistemarlo un po' come preferite. Ad esempio potreste mettere alcuni inneschi critici al posto magari di un paio di pescate e un paio di risvegli, di modo che riuscite a essere un po' meno prevedibili. Se vi può piacere questo mazzo, lasciate un commento sotto al video e diteci la vostra. Ciao a tutti, alla prossima!